Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vorrei parlarvi di una miniserie Netflix che mi ha inaspettatamente inchiodato davanti allo schermo. Si tratta di Midnight Mass. Quando ci si avvicina a un'opera narrativa di qualunque natura, si lavora su due piani. Uno analitico, razionale, quello in cui si estrapolano i dati, si trasformano in informazioni per poi instaurare connessioni. L'altro, emotivo, istintivo, è quello che fa percepire le cose più che vederle e ascoltarle, sentirle in maniera tattile. Ognuna di queste dimensioni non può fare meno dell'altra, non solo di fronte alla fruizione, ma anche alla più profonda comprensione dell'opera. Talvolta i due piani non sono in equilibrio, talvolta quello che conta di più è quel legame irrazionale che si instaura con la narrazione e i suoi personaggi. Di solito succede quando una storia è scritta proprio per diventare anche la nostra, toccarci nel profondo, entrarci sotto pelle. Ed ecco qui, siamo ancora stranamente nel campo semantico del tatto. È difficile parlare di Midnight Mass, miniserie horror creata e diretta da Mike Flanagan e appena uscita su Netflix, senza chiedersi cosa e quanto significa per me questa cosa che ho appena visto, senza entrare in una dimensione personale e farsi domande su di sé, perché l'intera vicenda è raccontata in questi 7 episodi, viene costruita intorno a un'unica grande paura, cioè quella della morte. Cosa succede quando moriamo e come possiamo evitare che tutto finisca? Sembra una domanda antica, complessa, importante, per rispondere alla quale sono nate mitologie, religioni, filosofie, letterature. Anche molte storie dell'orrore, se ci pensate, nascono dall'idea che ci possa essere in qualche modo una possibilità di sopravvivere alla morte o continuare a esistere anche in forma mostruosa, zombie, vampiri, eccetera. La questione dunque sembrerebbe fuori scala rispetto alle potenzialità di una serie TV il cui scopo è innanzitutto intrattenere. Eppure chi dice che questi due aspetti non possano coesistere? Fin dagli esordi Mike Flanagan ha dimostrato di essere un regista incline alla sperimentazione, capace di mescolare registri e linguaggi, soprattutto interessato a utilizzare l'orrore come strumento di indagine dell'animo umano, senza però rinunciare alla natura più popolare e ludica del genere. Questa penso sia una di quelle caratteristiche per le quali sia stato spesso paragonato a Stephen King per stile e modalità narrativa. In effetti, negli anni è stato chiamato a girare anche due suoi adattamenti, cioè Il gioco di Gerald del 2017 e Doctor Sleep del 2019. Kingiane, d'altronde, erano anche le serie prodotte da Netflix, la bellissima e straziante The Haunting of Hill House del 2018, che guarda caso rappresenta uno dei modelli di riferimento dello scrittore del Maine, chiaramente è il capolavoro di Shirley Jackson, e forse la un po' meno riuscita The Haunting of Bly Manor del 2020, tratta del più classico dei classici goti, cioè Il giro di vite di Harry James, che nel tentativo di attualizzarlo rinunciava all'ambiguità distintiva del romanzo. Sembra King, ma non lo è. Lo dico adesso a scanso di equivoci: Midnight Mass è la cosa migliore realizzata da Mike Flanagan finora, l'opera in cui il regista americano trova un equilibrio, ma anche quella in cui mostra più di sé. La storia è originale, ma sembra scritta da King. In particolare nella serie si può sentire l'influenza di un romanzo specifico di Stephen King, che non posso citare perché saperlo significherebbe uno spoiler grande come una casa infestata. Però emergono molti elementi di originalità in una miniserie che ha sicuramente l'ambizione di parlare di massimi sistemi, ma anche ha la capacità di concentrarsi sul molto piccolo, in questo caso sulla minuscola isola di Crockett, in cui dopo il naufragio di una petroliera avvenuto vicino alla costa, ovviamente i pesci se ne sono andati, quindi da alcune centinaia di persone adesso ci vivono solo poche decine di abitanti, tutti raccolti intorno a una piccola chiesetta cattolica di legno, St. Patrick, dove tiene messa l'anziano Monsignor Pruitt. Sull'isola di Crockett vive la famiglia di Riley Finn, che ha passato gli ultimi 4 anni in prigione dopo aver ucciso una ragazza in un incidente mentre guidava in stato di ebbrezza. Riley Finn è praticamente un estraneo dal punto di vista degli abitanti dell'isola, trasferitosi sul continente per far fortuna, mancava da Crockett da molto prima dell'incidente. Il suo arrivo coincide con quello di un'altra figura esterna, il misterioso padre Paul, arrivato in sostituzione di Monsignor Pruitt, vittima di un malore durante un pellegrinaggio a Gerusalemme. Anche Erin è tornata da poco sull'isola, anche lei
come Riley ha trascorso molto tempo a fuggire dal suo passato. Adesso è incinta, è subentrata al posto della madre deceduta come insegnante della scuola, in un certo senso avverte quello stesso desiderio di essere parte di qualcosa. Invece lo sceriffo Hassan, di religione musulmana, è finito su Crockett Island proprio con suo figlio quasi per caso, per sfuggire dal pregiudizio della città e trovare un posto tranquillo dove vivere in pace. Bev Keane, invece, fanatica religiosa che ha acquisito un ruolo di rilievo nella comunità assistendo il vecchio Monsignor Pruitt e facendo la cresta sulle donazioni alla chiesa, guarda Hassan un po' come un nemesi, un pericolo per il distorto ordine divino in cui crede ciecamente, tanto da interpretare le scritture alla lettera per raggiungere i propri obiettivi. È immediatamente chiaro che Bev sia il vero mostro, il cattivo di questa storia, quello che fa più paura. Abbiamo presentato a grandi linee i personaggi, adesso vorrei approfondire qualche tematica, per esempio l'elemento dell'estraneità e del movimento dei personaggi da fuori a dentro, dal continente all'isola, perché se da una parte si tratta per la maggior parte di personaggi che ritornano nella città natale, come tornavano anche i perdenti in It di Stephen King, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, è pur vero che Flanagan qui sembra discostarsi da quel modello, tingendo invece alla struttura folk horror. Permettetemi una piccola digressione. Folk horror è un sottogenere caratterizzato da elementi folclorico, magico, religiosi, nato dall'horror britannico degli anni 60 e 70. Questo genere è stato recentemente protagonista di una vera e propria rinascita al cinema e anche in televisione. Si tratta di un termine retrospettivo, un'etichetta descrittiva per evidenziare un approccio al genere horror che presenta una struttura spesso ben riconoscibile. Vi faccio qualche esempio: Kill List del 2011 di Ben Wheatley, The Witch del 2015 di Robert Eggers, Midsommar di Ari Aster del 2019, la serie TV The Third Day del 2020 con Jude Law prodotta da HBO. Ci tengo particolarmente a quest'ultima perché ritengo abbia in comune con Midnight Mass non solo l'ambientazione, ma anche un approccio molto intimo al tema del senso di colpa e all'elaborazione della perdita. Nel folk horror si possono riconoscere tratti narrativi che hanno conseguenze causali e interconnesse, il ruolo del passaggio, isolamento, ma anche alterazione del sistema morale ed etico e un avvenimento in cui culmina la narrazione. Tutti elementi che si trovano in Midnight Mass. Ecco, Flanagan attinge all'esperienza del folk horror per rappresentare l'isolamento psicologico e fisico che vivono i suoi personaggi, ma anche per definire il legame stretto che esiste tra loro e il paesaggio circostante. Come in un folk horror, anche in Midnight Mass il passato infesta il presente come un fantasma, come ciò che non è presente, né assente, né morto. Questa sensazione è amplificata da alcune scelte di regia programmatiche. A Flanagan piacciono le inquadrature pulite e simmetriche, ma ogni tanto invece sceglie di rompere l'equilibrio con tagli obliqui, riprese dall'alto, che deformano le linee dello spazio, oppure esasperando i movimenti di macchina, ruotandoli di 90 gradi. Bellissimo, come esempio, le scene in cui Riley si trova ad avere a che fare con i suoi fantasmi. C'è poi qualcosa in Midnight Mass che vive oltre l'inquadratura, una sensazione di inquietudine che poi prende forma nel terzo episodio, nel quale ci viene raccontato un elemento cruciale della trama, attingendo all'immaginario della Via Crucis con modalità che ancora una volta svelano il gusto di Flanagan per la sperimentazione, e poi ci sono anche echi dell'esorcista. Mi piacerebbe potervi svelare di più della trama, mi piacerebbe dirvi quale motivo tradizionale della narrazione dell'orrore Flanagan riprende e trasforma, dando nuova linfa a un filone che troppo spesso è sembrato esaurito, ma vi farei un torto e l'unica cosa che conta qui è permettere a Midnight Mass di sorprendervi e di entrarvi dentro, facendo diventare questa storia anche la vostra storia, perché è proprio a questo punto che il regista rivela la sua intuizione potentissima e la serie diventa quello che ha sempre voluto essere, cioè una riflessione sulla fede, ma anche sulla mancanza di fede e sul fanatismo. L'elemento horror finisce quindi per essere uno strumento per dire altro, e forse questo è uno dei più grandi pregi della serie. Flanagan lo fa letteralmente, cioè dire altro, attraverso tre monologhi che rispondono alla domanda che ponevo, cioè cosa succede quando moriamo. Dicevo in apertura che non si può parlare di questa serie senza andare sul personale. C'è una cosa che Flanagan ha fatto per me, darmi
le parole giuste per parlare della morte togliendo la paura dall'equazione. L'ho fatto attingendo alla sua esperienza personale di persona cresciuta in una famiglia cattolica, oggi non più credente, senza l'intento consolatorio dato generalmente dalle narrazioni religiose sull'aldilà, ma anche rispettando intimamente le idee e le credenze di chiunque. Alla fine Midnight Mass è una sorta di terapia di gruppo per esplorare l'animo umano. Non fa niente se c'è poco horror, non ho mai pensato che il fine ultimo del genere fosse la paura, ma la riflessione intorno alla paura. Midnight Mass è una serie che si prende il suo tempo, brucia con lentezza per svelare le sue carte poco prima della metà della stagione, ma la verità è che il twist è solo l'elemento che mette in moto una disamina dell'essere umano e della necessità di credere in qualcosa, qualunque cosa che possa esorcizzare la morte. Un argomento importante, troppo per una serie che si propone di intrattenere innanzitutto, ma Flanagan ci mette cervello e cuore, confeziona una miniserie raffinatissima ma allo stesso tempo popolare che può arrivare a chiunque e tende a semplificare concetti complessi. Per raggiungere questo obiettivo si concentra sulla scrittura e sulla struttura, facendosi ispirare ovviamente dal maestro di sempre, cioè Stephen King, dall'esperienza del folk horror e dalla tradizione letteraria horror classica. Il risultato è un racconto corale in cui è facile immedesimarsi, che presenta picchi elevatissimi di intensità. Per tutte queste ragioni credo che Midnight Mass sia l'opera migliore scritta e diretta da Flanagan finora, sicuramente la più personale e toccante. Poi lasciatemelo dire, finalmente finisce. Io adoro le miniserie perché finiscono in una stagione e non devi aspettare tipo mesi per la seconda stagione, che di solito è un po' una cagata.